surroga per quanto riguarda proprio il dottor Messina Franco, che è stato eletto nella lista numero 3 noi per Palazzolo, che è candidato perché sei l'ultimo eletto, che risulta è il dottor Nicola Zoppo. Il dottor Nicola Zoppo, qua siamo solo per accertare che ci sono cause sicuramente di ineleggibilità o di incompatibilità. Ripeto, il dottor Nicola Zoppo ha già fatto la dichiarazione relativo al possesso dei requisiti per la carica di consigliere comunale. Pertanto, se nessuno conosce e ha conoscenza di motivi ostativi o di ineleggibilità o di incompatibilità, possiamo votare per quanto riguarda la sua. Bene, votiamo. Chi è d'accordo che si seduto, chi è contrario si alza. Approvato all'unanimità dei presenti. Bene, passiamo al giuramento del consigliere subentrante. Prego, dottor Nicola Zoppo, l'anno 2012, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 20:04, nella sala delle ordinanze consigliari del comune di Palazzolo, avanti al consiglio comunale, riunito al consiglio ordinario pubblico, personalmente nel palazzo consigliere dottor Zoppo Nicola, appartenente alla lista numero Palazzolo, ma da Catania, che mi sembra 66, residente al Palazzolo di Alessandro, il quale, in piedi, innanzi al tavolo di presidenza, associato pronuncia la formula di rito prescritta dall'articolo 15 dell'ordinamento regionale e locale. Numero 45, quello del comitato, sì. Manco con l'occhiaccio. Dell'ordinamento regionale e locale, approvato con legge regionale 15/63, numero 16. Prego, consigliere. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Grazie. Bene, io posso dare, guardate presente il Consiglio, un saluto al dottor Franco Messina per i 4 anni e passa, abbiamo passato molti insieme in quest'aula oppure nelle funzioni pubbliche come consigliere, per il lavoro svolto, lo ringrazio e un saluto lo porto al dottor Nicola Zoppo, consigliere subentrante, augurandovi buon lavoro nel nostro consiglio comunale. Prego, dottor Messina. Noi avevamo fatto anche quel tipo di situazione che poi
per quanto riguarda sui tumori e cose del genere, c'è sempre lui è stato un uomo d'oro, è stato da un gruppo degno di questo gruppo di maggioranza che rappresenta il Comune in questo momento, e un augurio al dottor Rizzotto, che noi conosciamo benissimo, oltre ad essere una persona brillante, squisita e onesta, è una persona che darà sicuramente un contributo notevole, diciamo, ai lavori del Consiglio. Grazie, dottor Rizzotto. Bene, non ci sono altri interventi, chiudiamo il punto. Va bene, oppure allora da parte di tutti, dottore Zotto, buon lavoro. Voglio sempre ricordare all'intero consiglio che siamo in diretta sul sito Parlando e che voglio ringraziare i signori Salvo Caligiore e Enrico Tomasi per il servizio che rendono alla nostra comunità. È importante far vedere il Consiglio Comunale in diretta ai cittadini che lo vogliono seguire. Bene, ora che il Consiglio Comunale è costituito nella propria interezza, diamo lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Numero 38, atti preliminari della seduta. Numero 39, atti in ispettiva. Numero 40, stato d'attuazione dei programmi degli obiettivi di condizione del pubblico di bilancio preso l'atto del lavoro salvaguardia per l'esercizio finanziario 2012. Numero 41, approvazione schema di convenzione dell'affidamento dei servizi di tesoreria periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2017. Numero 42, compensazione ICI con beni immobili. Numero 43, nuova convenzione tra il Comune di Palazzolo e il Comune di Novi del servizio di trasporto alunni residenti nelle contrade extraurbane, triennio 2012-2015. Numero 44, approvazione del regolamento della villa comunale delle aree a verde del Comune di Palazzolo. Numero 45, approvazione del regolamento per l'adozione delle aree verde pubbliche del Comune di Palazzolo Crede. Numero 46, approvazione piano del colore del centro storico e centro abitati. Numero 47, proposta del consigliere di approvazione di ordine del giorno per la ridenominazione di alcune vie urbane. Bene. Siamo d'accordo, cioè, prego. Ma io so che ora problemi sulla parte che io chiedo. Sì, mi è stata regalata una risposta dell'assessore. Lombardo. Mi ha scritto delle cose che secondo me forse manca di qualche. Se per fuori. Allora, prendo la parola. La mesa il quale si rifà una richiesta da lui formulata nel precedente consiglio relativa ad un intervento fatto dai lavoratori del servizio civile su un'area verde sull'infortunio. Allora eccepisce la partita, cioè, non è del sostenente che l'area urbana, quindi no, adesso qua chiedo teoricamente stavolta scritti allora. Prende la parola il consigliere Lamese, il quale chiede ulteriori chiarimenti, questa volta scritti, in merito al progetto sulla raccolta differenziata e all'infortunio occorso ad un ragazzo del servizio civile che sarebbe stato mandato nel deposito della Nettezza Urbana mattina presto. Afferma che esiste anche un referto medico che lo attesta. Va bene? Sono altri chiarimenti? Ma se prego. Su quella che riguarda l'ingegnere che stavo chiedendo a segnalare alcune cose, io credo che portarci le cose che non è quello che io ho. Sempre nella. Invece presso il comune di Siracusa esiste un solo settore tecnico. Continua dicendo che a parte i costi delle varie posizioni organizzative,
ci sono dei costi aggiuntivi arrivando a 13-14 mila euro l'anno per ogni posizione. Come se ciò non bastasse, il primo di agosto è stato aggiunto un altro settore speciale. Questo lo devo fare sentire. Allora, scusi, che si è finito là? Lei si è davvero, sì. E quindi è stato locale in quel settore. E non è vero che è stato locale. Io ho fatto una serie di domande al segretario comunale. Allora, il segretario chiarisce a seguire quello che lei sta facendo e poi lei riprende la parola. Ho interrotto io di leggere. Allora, il primo posto è stato aggiunto un altro settore speciale ed eravamo fermi. Il segretario chiarisce che le motivazioni della scelta dell'amministrazione sono descritte nel corpo della delibera e che la normativa generale parla di accorpamento di settori per evitare dispendio di risorse. Per quanto riguarda la creazione dell'ufficio speciale, sono state fatte delle valutazioni sui carichi di lavoro e sulla carenza di figure professionali, geometri, tecnici, ingegneri nell'area tecnica. Ci sono degli impegni cui bisogna far fronte al fine di evitare ritardi nei procedimenti. È evidente che in futuro, proprio per venire incontro all'estero, si andrà verso l'altro accorpamento del settore. Ribatte il consigliere La Mezza, sostenendo che a suo parere si arrivava ad una razionalizzazione delle strutture, questa decisione per compensare il comune di Buscemi le spese dell'ufficio del segretario. Continuo sostenendo che questa decisione è stata offensiva nei confronti dei due capi settore, dottor Mono e Giorgio Pascetta. Continuo a ribadire che secondo lui si è pensato ad acquisire un'altra unità per compensare le spese della gestione sociale del segretario comunale con il comune di Buscemi. Poi interviene il sindaco. Sì. Il consigliere della mesa comune. Se questo non lo approviamo, che parla di separata sede? No, non c'è separata sede. Io sto chiedendo,
rubare le reti con la della serenità. Se questo non è l'aspetto, non ci posso consigliare, può essere integrato il riferimento a quello che stiamo vedendo. Non lo approviamo rettificando questo progetto. Non lo approviamo, rimane quello che è. Rimane quello che è, possiamo, ma non lo rettificare. Un'altra seduta, un altro numero, un'altra dichiarazione. Non sono altre dichiarazioni, io desidero che tu abbia scritto la dichiarazione che ho fatto nell'ultimo punto della parola. Con la signora qua. Le chiamiamo a questo punto, però non è che scriviamo, poi se scriviamo una cosa ce ne sfugge un'altra. Vabbè, ma al limite possiamo fare, cioè si può andare a vedere in due minuti e aggiungere quello che. Perché se non si aggiunge subito la voce fare. Sì, no, sto chiedendo. È in grado di ripetere quello che ha detto, li verbalizziamo e li aggiungiamo. Io però sì, l'ho detto quella del nuovo, quella del che ho fatto al dottor Russo. Sto trovando quello che mi piace chiedere ormai, ci sia il parere contabile responsabile della finanziaria sulla tendenza. Di riferirsi, no, no, no,
continua dicendo che a parte costi della varia posizione organizzativa. Mirko, abbiamo chiuso il discorso. Sì, ci sono le coste aggiuntive arrivando a 13-14 mila euro l'anno per ogni posizione. Io non ho detto questo. Parlavo sempre dell'ingegnere capo, che è stato dell'ingegnere, questo che abbiamo messo in prestito nel comune di Buscemi, ho detto, non sono il 25% che gli diamo in cambio di dei soldi per dare il comune di Buscemi, ma gli stiamo dando anche una dei soldi per la posizione che sono 7.800 euro, che ricordo quanto sono, più ci sono i donori, più ci sono altre cose, stiamo a finire per 15%. Ma mi riferivo solo a lui, non ai capi settore del comune, perché c'è questo modo di anche con i capi settore del comune. Certifichiamo, sì, è già stato questo. Che sia rettificato come segue. Rettificato. Quello che ho detto io è intendere rettificare che non deve essere così.
l'ingegnere che ve lo può fare. Io ho detto, non solo mi stiamo dando 30 e passa mila euro, più mi stiamo dando la dirigenza, però come si chiama, più mi do possibilmente in quella seduta non si era capito bene questo progetto, però va a spiegare. Non l'avevo capito neanche io. Approviamo questo con le rettifiche per quanto riguarda sia questo passaggio sia l'altro che ora la dottoressa. Possiamo aggiungere che non c'è l'OPA, no? Sì. Chiede come mai non ci sia il parere contabile del responsabile del servizio finanziario sul dato di sbagliamento del 2014 che non sono stati accettati, con cui viene attuato lo schema di convenzione. Il segretario generale si riferisce che non è stato previsto un bagno contabile perché lo Stato non c'è un impegno di spesa. Il dottor Ricuzzo riferisce che il dato è stato passato di conoscenza, anche in termini non necessari, il proprio parere in questa fase. Va bene? No, questo è quello che dire. Sì, no, lo possiamo aggiungere. Non stiamo aggiungendo, non so fino a questo. Aggiungiamo questo, cioè questo sarà integrato nel verbale numero dell'attività ispettiva numero 39 del 24 settembre 2012. Poi c'era questa altra cosa, chiede come mai un comune deficitario non può pagare gli stipendi, se per caso non spesa paga il 60% della diffusione spettante al dipendente. A questo bisogna aggiungere l'unità di posizione della gestione organizzativa, faccio il ragionamento, ma non ci sono i numeri, perché non ci sono prezzi. Vabbè, era un ragionamento, Il ragionamento c'è. Vabbè, questo viene integrato come, giusto dottoressa? Il ragionamento c'è. Questo viene aggiunto, giusto dottoressa? Sì, sto aggiungendo anche questo. Tutto ciò che ho detto. D'accordo. Possiamo alla votazione? Possiamo passare alla votazione? Allora, scusate, stiamo passando alla votazione, per favore. Allora, chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Approvata l'unanimità dei presenti. Devo fare due comunicazioni per quanto riguarda il nostro regolamento contabile. C'è una delibera di giunta municipale numero 136, rilievo dal fondo di riserva, e si propone di prelevare la somma di oltre 3.000 dal capitolo 2480 fondo di riserva ordinario e di vincolare la corrispondente somma al capitolo 138 spese per l'indietro arbitraggi risarcimenti. Poi c'è la numero 146, sede di giunta, rilievo dal fondo di riserva, ed è si propone di prelevare dal fondo di riserva ordinario capitolo 2480 l'importo totale di 2200 euro e destinarla all'indebitamento del seguente capitolo 199 manutenzione mezzi comunali. Questo era quando dovevo comunicare al consiglio. Bene, passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno, il numero 5. Punto all'ordine del giorno è la surroga del componente della prima commissione consiliare. Venendo presentato le dimissioni il consigliere Messina, componente della commissione della prima commissione consigliare, venendo meno della carica di consigliere, venendo meno anche della carica della commissione della prima commissione consiliare. E la votazione diventa palese in quanto la commissione è palese, la designazione del consigliere appartenente alla maggioranza consigliare è fatta dalla maggioranza, quella del consigliere appartenente alla minoranza è fatta dalla minoranza. Come il consigliere Messina è appartenente alla maggioranza, automaticamente il dottor Di Corso così è palese, lo fa la designazione del capogruppo e va a ci siamo votati. Allora facciamo la votazione. No, io devo farla così, la votazione è segreta perché c'è sempre un nome a dire, giusto dottoressa? Come componente della prima commissione consigliere.
Grazie.
Monaco e Luca Rossi. Consigliere Angelico vuole partecipare alla votazione? Sì, e allora, il consigliere Volano? Allora, intanto facciamo una cosa. Siamo presenti 13. 1 e 2. 1, 2, Sì.
scusate, un net, sì, no, 5. Se lo vogliamo essere, perché ci sono le ragazze, possiamo fare. Una proposta di Fredda, io siccome la cappella talmente perfetta che l'ho lasciata, sono andato a fare, chiede di prelevare il punto invece della prima ispettiva, allora preleviamo il punto, votiamo per prelevare il punto e la prima ispettiva lo stiamo a punto 6. Lo sta chiedendo, no, l'ha chiesto il consigliere Ancelli. Chiede di prelevare, votiamo il prelievo di cambiare due punti. Chi è d'accordo che sia seduto, chi è contrario si alza. Approvata l'attività di presente. Bene, questo passo punto 6 e l'attività ispettiva punto 7. E allora, come dicevo, da parte della registrazione del sito dell'intera giunta e dell'intero consiglio comunale è stata chiesto di approvare una mozione in favore dei lavoratori socialmente utili. Così brevemente per introdurre qual è il discorso, sono 11 lavoratori che appartengono al settore turismo che da tanti anni stanno sfuggendo il lavoro nell'ente comune di Palazzo Verdetti, ma prima erano nel, se non vado errato e non ricordo male, nella cooperativa Progresso Ebreo regionale presso le chiese. Poi hanno chiesto, in riferimento delle norme, il passaggio presso il comune di Palazzo del Greco e il lavoro presso l'ufficio turistico, dando informazioni ai turisti e tante altre cose nell'ufficio che vediamo in piazza. Per quanto riguarda la regione siciliana, in questo momento di grave crisi, ha prolungato fino al 31/12 del 2012 il loro contratto senza fare prevedere nulla quello che può essere per il futuro. E allora ci è sembrato giusto tutti quanti insieme fare questa mozione anche per sollecitare il governo regionale già con la grave crisi che attanaglia il nostro paese a livello nazionale e di più a livello regionale, viene a mancare anche questo sostentamento di reddito, pur minimo quanto può essere, e anche da dire tante altre cose, oltre che al reddito minimo, non ci sono anche delle condizioni, cioè, oltre che umane, di lavoro, di sbocco lavorativo, o anche di formazione professionale. Perché bisogna pensare che forse qualcuno dice ma sì, ma che cosa fanno? Ma questo è il loro lavoro, che cosa devono fare? La regione non ci dà altre possibilità di attuare altre norme, altri modi di inserimento. Ma dico, come sto dicendo, considerando, mi fa piacere di andare lì, ma io conosco perché sono passato per me la situazione. Che sono passato da quella situazione, c'è passato anche qualche altro consigliere. Io dico che non è giusto da parte del governo regionale prima creare delle illusioni e poi abbandonarli così, come ha abbandonato tante altre fasce di lavoratori. Non sono questi i primi lavoratori, non è sembrato giusto approvare una mozione in favore di questi lavoratori. Io ho inserito questo discorso perché conoscevo allora qual era la loro posizione e il loro passaggio. Il loro passaggio, perché loro l'ho trattato come sindacato, non come politico. L'ho trattato come. Sì, entra Sedacco che entra il consigliere Spadatino. L'ho trattato come sindacato il loro passaggio. E come sempre ci troviamo in difficoltà. Questa mozione che cosa può fare? Può soltanto aggiungere ad altre mozioni di altri paesi, perché io mi sono sentito anche con altri presidenti dei consigli comunali, qui ho fatto mandare anche le altre mozioni in ciclovie, ma sono di altri comuni, e rispecchiano quello che diciamo noi, e può essere un sollecito al governo regionale sollecitare un intervento a favore di questi lavoratori per tutta la regione siciliana. Prego. Prego, buonasera a tutti. Io in merito al punto devo dire che ho sottoscritto una questa una proposta.
Consiglio Comunale insieme al Presidente del Consiglio, raccogliendo nella sollecitazione che arrivava dalle dirette interessate, non vorrei dire confrontarmi anche con quelle che sono nelle sigle sindacali che abbiamo avuto modo di incontrare e confrontarmi con i colleghi sindaci di altre municipalità. Abbiamo un problema serio, ma purtroppo nella regione, anche sul discorso del precariato, fino a questo momento non ha dato una risposta certa. E la cosa, lo sapete tutti, l'ultima risposta che è venuta fuori sull'argomento è stata una normativa votata nell'ultimo periodo di attività dall'ASN, con la quale la Regione cercava di impegnare nel governo nazionale sul problema del precariato, quantomeno a partire dall'anno 2013. Bene, io sono convinto che effettivamente, essendo decorso un certo numero di anni, che queste persone lavorano presso gli enti locali, presso l'istituzione pubblica, e quindi hanno acquisito una certa professionalità, è giusto che venga data una risposta certa e chiara su quello che è il futuro che spetta a queste persone. Non si può lasciare il tutto così in maniera, vorrei dire, rimandando l'argomento all'istituzione nazionale. Per questo abbiamo deciso anche su questo fronte, insieme alle municipalità, che a questo punto è come se dovessero gestire una situazione senza avere alcuna tutela da parte delle istituzioni sovraordinate, quindi la gestisce nell'ente locale, la gestisce nell'istituzione provinciale, e in qualche modo non abbiamo poi quello che è il supporto a livello regionale. È importante che il nuovo governo, e quindi sostanzialmente per questa la tempestività nell'approvazione del punto all'ordine del giorno, si trovi già al momento dell'insediamento una serie di deliberazioni da parte dei vari consigli comunali, in modo tale da sapere fin dall'inizio che c'è un problema tra i tanti altri, e vorrei dire un problema abbastanza importante, che è il problema del precariato, al quale va data una soluzione con tempi certi. I tempi certi non possono essere quelli che si hanno attualmente. Al 31 dicembre ci arriveremo, al 31 dicembre del corrente anno, dal 1 gennaio 2013 non si sa niente, ma il 31 dicembre è dietro la porta. Quindi un minimo di indicazione c'è da dare. Io sono convinto che il nuovo governo regionale deve affrontare questo argomento con priorità, perché non può lasciare così senza indicazione sia il lavoratore ma anche l'istituzione. Il Presidente ha parlato di ufficio turistico, io aggiungerei che grazie a questo personale noi gestiamo e teniamo aperto insieme all'Associazione Centro-Well un importante punto museale, che è il Museo delle Viaggiatori, che sta facendo registrare di anno in anno un certo numero di visite, tra l'altro visite in buona parte nel pagamento, quindi sostanzialmente per noi è personale che ha utilità nell'ambito dell'ente e del quale vorremmo continuare a poterci avvalere. Sgombro subito nel campo danni quelle che possono essere affermazioni di carattere strumentale. Nella situazione in cui ci troviamo, sia come comune di Palazzolo e vorrei dire altre municipalità, non siamo in grado di poter affrontare un ragionamento sulla stabilizzazione, perché i nostri parametri di personale per quanto riguarda la spesa del personale non ci consentono di fare questi ragionamenti. Per questo è necessario, secondo un ragionamento condiviso, ma condiviso tra l'ente locale e l'ente locale interessato, l'istituzione regionale, vorrei dire anche nell'istituzione nazionale, che si faccia diciamo così un chiarimento mediante quelle che possono essere le riunioni tra Stato e Regione, mediante quelle che possono essere le riunioni tra Regione e autonomia locale su quello che deve essere il futuro del precariato in quest'isola. Chiaramente tutti credo che concordiamo sul fatto che non si possono più fare altri precari, ma i precari che ci sono va data un'indicazione certa e soprattutto un'indicazione su quelli che possono essere i tempi di rientro da questa situazione di precariato in cui attualmente si trovano. Tempo di rientro che devono essere compatibili con quelle che sono le possibilità di assorbimento da parte dei singoli enti locali. Capite bene perché lo Stato nazionale? Perché lo Stato nazionale si deve decidere dal canto suo di stabilire una norma certa su quelle che sono i pensionamenti del personale. Quindi nelle cambiate chiaramente agli anni di servizio, le cambiate alle danne pensionate. Solo così
si può fare un ragionamento certo in base al quale, secondo una programmazione da qui a 3 anni, da qui a 5 anni, si può impostare un ragionamento di assorbimento, di rientro di questo personale all'interno dell'ente. Ma questo in un ragionamento di medio lungo periodo, in un ragionamento di breve periodo, va data la risposta che devono poter continuare per tutto il 2013, per tutto il 2014, con fondi che chiaramente non possono che essere a carico della regione o dello Stato stesso. Questo è uno degli aspetti più importanti che a mio avviso il governo regionale ha chiamato a affrontare. Vorrei dire, insieme a questo, anche quello dell'acqua e quello dei rifiuti, che sono altri due argomenti di primaria importanza. Grazie, signor Sindaco. Se ci sono altri interventi, prego, consigliere. Senti, io non conosco il problema bene, però volevo capire, volevo fare una domanda, visto che l'assessore personale non c'è, per un argomento così importante, però è importante che ci fosse. Però chiedo a lei, come mai non sono state stabilizzate, dico, non mi mangiare, perché non dicono, al momento che sono state stabilizzate tutti gli altri, perché non è stato. Perché no? No, allora, la domanda è interessante, ma questo presuppone anche di avere una conoscenza dei partner. Al momento in cui fu fatta la stabilizzazione, loro ancora non erano organico all'ente, quindi sono arrivati successivamente alla stabilizzazione, perché la stabilizzazione del personale in questo ente, ricordiamolo bene, in questo ente soltanto in altri due comuni di tutta la Sicilia, fu fatta a fine del 2006, non ricordo se fu novembre, ottobre 2006, e questo personale non poteva rientrare in quello che era in quel ragionamento di stabilizzazione, perché l'istanza era già stata inoltrata da almeno un anno prima, se non ricordo male, dottoressa. Quindi l'istanza che risaliva già almeno al 2005, addirittura alla fine del 2004. Poi tra l'altro ricordiamoci che la stabilizzazione noi l'abbiamo fatta con la prima, non l'abbiamo fatta con la legge successiva alla numero 16, questa è una delle motivazioni. In merito all'assenza dell'assessore personale, non voglio io giustificare le persone, ma in questo caso non ci tengo a giustificare, perché l'assessore in questo momento sta rappresentando l'amministrazione comunale da un incontro dell'AIL a Siracusa, che fa seguito alla raccolta di fondi che c'è stata che abbiamo effettuato qualche giorno fa in occasione del funerale di Lorenzo, che tutti sapete bene è morto per leucemia a una giovane età, insomma. Grazie, signor. Prego, altri interventi? Noi che cosa oggi stiamo votando? Possiamo leggere così quando sono questi ragazzi a nuovo che ancora sono in tutta la Sicilia, sono molti che ancora sono così. Sì, mi sembra che questi 2000. No, questi no. I 2000 erano gli ex antipolisti, questi no. Mi sembra che sono intorno al 2005, però non ho numeri certi. Non voglio dire delle sciocchezze. 124 sono. Noi ne abbiamo 11. Anche delle contraddizioni, 11 della cooperativa professionale di Stamona, più noi abbiamo 7 contrattisti, quelli che sono i contrattisti. Allora, che cosa andiamo, qual è la mozione? Se ho la proposta di approvare, potrebbe pure tutto il dispositivo, se non avete la parte della proposta. Allora, propongo di approvare, come approvo, la mozione in favore dei lavoratori socialmente utili attualmente in carico all'ente del comune di Palazzo Ferretti, con la quale si chiede al governo regionale di garantire in primis la prosecuzione delle attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale per tutto l'esercizio 2012 in corso, nonché anche per l'esercizio 2013, senza alcuna soluzione di continuità, attraverso il reperimento dei fondi necessari all'interno del bilancio regionale di questi e dei prossimi esercizi, onde consentire alle varie amministrazioni comunali di poter formalizzare programmi
di progressiva fuoriuscita dal bilancio dei lavoratori socialmente utili, al verificarsi delle condizioni di legge nonché finanziarie per poter avviare il relativo IVA, impegnare il governo regionale ad avviare in ogni caso un percorso straordinario che chiuda definitivamente l'epoca del precariato e che al contempo assicuri dignità lavorativa a soggetti impegnati da diversi anni anche attraverso i provvedimenti legislativi ritenuti del caso. Impegnare il governo regionale ad avviare una concertazione istituzionale con il governo nazionale per assicurare il futuro lavorativo di tutti i soggetti impegnati ai sensi della legge regionale 16/2006, eventualmente proponendo deroghe alla normativa finanziaria allo stato vigente e in particolare agli stringenti vincoli in materia di spesa del personale. Ciò con specifico riferimento a quelle relative alla stabilizzazione del precariato e al rapporto tra spese correnti e spese del personale, in considerazione delle circostanze che anche le spese correnti per gli enti stanno subendo negli anni una progressiva notevole riduzione, determinata dalla costante riduzione dei trasferimenti statali e regionali, con inevitabile incidenza negativa su tale rapporto e che rende quindi priva di effetti la politica di riduzione dei costi del personale attuata dagli enti. 2. Di disporre la trasmissione formale del presente provvedimento agli organi regionali e nazionali competenti, nonché copia a organizzazioni sindacali, a rappresentazioni sindacali unitarie, rappresentanti dei lavoratori socialmente utili, al secondo settore personale e finanziario di questo. Come ho detto, cioè, qua è la proposta specifica, che l'ho detto un è un sollecito del governo regionale. Possiamo votare? Prego. Secondo me, io sono d'accordo che si faccia spiegare questa cosa, però secondo me qua in parte della provincia, ma tutti noi con i nostri referenti politici ci dovremmo impegnare affinché questo problema si, perché queste sono carte che si scrivono, no? Ma se ognuno di noi si impegna con il proprio referente politico e poi quando si arriva alla regione Sicilia questi deputati fanno qualche cosa, ci dobbiamo impegnare un po' così, perché solo lo scritto, sai, non è una cosa, cioè un impegno politico proprio formale, sì, non ci vuole solo lo scritto che abbiamo fatto oggi, secondo me. Quindi tutti abbiamo l'obbligo di impegnarci politicamente. Io per la consigliere, in quello che sto facendo, non sto facendo, ma sto dimostrando di non fare solo parole. Stiamo seguendo un percorso che si chiama quello della pubblicizzazione. No. A quella della richiesta di pubblicizzare anche l'acqua. Se vi ricordate bene, abbiamo fatto un passaggio in consiglio comunale insieme a tante altre consigli, se non ricordo 130, 145, tutto il territorio della siciliana, per mandarlo al governo regionale. Anche questo, facendo un ragionamento condiviso intanto con i sindaci della provincia di Siracusa che hanno il problema, che si sentono di affrontarlo in questo modo. Stiamo facendo intanto questi diciamo così, atti di indirizzo per quanto riguarda, se lo possiamo chiamare atto di indirizzo o atto di impegno per quanto riguarda il governo regionale. Dopodiché è chiaro che con il nuovo governo bisognerà sollecitarlo nella maniera opportuna e tra l'altro sollecitarlo anche più breve, perché se avete ascoltato bene, loro hanno la certezza fino al 31 dicembre, ma non sappiamo se hanno la certezza della copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2012. Questa cosa ancora non è certa perché non l'ha chiarita nessuno fino a questo momento. Quindi anche questa cosa abbiamo voluto inserire. Quindi certezza di copertura finanziaria fino al 31/12/2012. Impegno a consentire, a proseguire l'attività nel 2013, previa interlocuzione con gli enti locali, ma soprattutto con l'istituzione nazionale. L'altro aspetto che richiamo alla spesa del personale è anche importante, cioè queste cose è bene che ce le diciamo. Noi diciamo la spesa del personale nel ente sta diminuendo, parlo ora di parola solo, ma per fare capire che cosa sta succedendo. Sta diminuendo a seguito dei pensionamenti, però al contempo, siccome la spesa del personale è parametrata a quella che è la spesa corrente, diminuendo di percentuale maggiore la spesa corrente per la diminuzione dei trasferimenti
l'incertezza del personale percentualmente sembrerà sempre alta. E quindi se loro in un giorno, quando si parla della stabilizzazione, se diciamo se così, quelle che saranno gli stipendi che gli verranno riconosciuti vanno calcolati sulla spesa del personale, nessun ente potrà mai stabilizzarle fino a quando le cose procederanno così. Per questo chiediamo pure che in un'eventuale stabilizzazione del personale lavoro il loro stipendio non vada a incidere sul monte complessivo della spesa del personale, perché altrimenti così facendo non scenderemo mai al di sotto di quel 40% di spesa del personale, che è il limite massimo stabilito dalla normativa attuale per 50, quindi al di sotto di quel 50%, che è il limite massimo sostanzialmente al di sotto del quale dobbiamo scendere per non essere considerato ente strutturalmente deficitario. Se un ente è considerato strutturalmente deficitario non può procedere all'ulteriore assunzione di personale o all'ulteriore stabilizzazione di personale. Non so se sono stato chiaro. Che dice? Non volevo essere una mia cosa, sembra, soltanto siccome abbiamo fatto però a molte consigli sia dell'acqua che per l'acqua, abbiamo scritto, abbiamo fatto, stiamo portando sia l'acqua che il cibo, non vorrei che anche il ragazzo a queste cose. Per questo dico che c'è un impegno più politico che scritto. Chiedo scusa per essere arrivato in ritardo, perché sono arrivato a un altro. Il mio discorso è, io solidarizzo con quello che è stato detto fino a qui questo consiglio comunale, i ragazzi ci mancherebbe, io sono stato un professore dei progetti, del famoso articolo 23 dell'anno 87, quindi sono stato sempre al loro fianco. Però questo è un momento particolare, non vorrei che i ragazzi diventassero oggetto di speculazione politica proprio in questo momento. Noi dobbiamo semplicemente darci solidarietà. La nostra competenza è relativa, dobbiamo semplicemente sollecitare il nuovo governo che andrà a insediarsi e capire qual è l'orientamento, cosa vuole fare per questi ragazzi. Naturalmente se i ragazzi sono impegnati qui a fianco dell'amministrazione, svolgono un ultimo lavoro, ciascuno avrà un suo carico di lavoro, che loro non molto, l'assessore invece è molto contento, quando le chiamo sono sempre a disposizione, quindi noi siamo comunque, vi aiuteremo, ma per quello che può essere la nostra competenza. Grazie, consigliere Spagna. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Allora, votiamo questa mozione. Chi è d'accordo che sia seduto, chi è contrario sia approvata all'unanimità del Presidente. Bene, passiamo al punto 7, attività ispettiva. Prego. Prego, consigliere Spagna. Io volevo porre l'attenzione di questo. Se possibile, semplicemente. Non funziona? No. E la messa, consigliere la messa. Ho fatto salta, volevo l'attenzione di questo consiglio comunale, mi dispiace che non ci sia l'assessore Adamo, penso che sia impegnato altrove. Un problema così come ha fatto fare alcuni cittadini palazzolesi, che nella piazza palazzolesi d'Australia c'è un grandissimo problema, tra cui ho fatto anche delle fotografie per prendermi anche coscienza e visione dell'intero consiglio comunale. Gracias.
ascoltate, c'è Titta Toni. Allora io mi viene il dubbio, visto che questa zona localmente insiste un'area di attività commerciale come la fiera, tipo onde di dare questa, così poi questo modo selvaggio di lasciare questi cartoni, perché non so quando, con quale cadenza passi per la raccolta dei cartoni, mettere quanto meno due bastonetti, quelli necessari per la raccolta dei cartoni, in modo che i rifiuti sono messi all'interno e non rappresentano la vergogna che è il nostro paese, anche perché data la coincidenza, quell'area, soprattutto nelle zone di testa, come quella della Criminale, che ha visto una buona affluenza, diventa sosta per varie camper. E quindi l'immagine che si dà proprio in quella zona è una brutta immagine, non solo estetica, ma anche pubblicità all'esterno, come in altre zone del paese. Visto che il nostro paese, diciamo, era... si distingueva per la polizia, allora devo dire che è un buon momento. È un altro problema, è quello là, da, forse a 4 anni che ne parliamo, il problema dei confini intasati. Oggi sono bastate 4, possiamo dire, un po' d'acqua, che ha creato lo stesso problema. È stato per la ma è lo stesso problema che prendiamo da 4 anni, ogni volta che piove, avviciniamo al periodo invernale, succede sempre la stessa cosa. Non volevo, cioè, ho fatto molto, non era un po' d'acqua, era un po' d'acqua. Sì, ma ancora la stagione, vuol dire, sì, sì, no. Se già all'inizio abbiamo questi problemi... Mi perdoni, consigliere. Volevo per un tiro di zona, certo, ma ho detto che non era un po' basso. No, io credo che la voglia come grande, so che ci sono stati dei problemi, allora io dico, non è forse meglio utilizzare il mondo prevenire meglio che curare? Non si può prevenire durante la stagione di basse piogge a costruire questi tombini in modo da evitare questi problemi? Pongo a voi la domanda, se non penso che ritorni a tempo, non so quando altre volte ho sentito lo stesso problema, visto che già si sta nella zona del bosco. Però sarebbe forse meglio anticipare alla stagione, all'inizio della stagione. In via Gaetano Italia, la parte di Ariete e anche Fiume Grande. Lo metto perché è giusto segnalarlo, quindi siccome ogni volta ritorno a Roma, io ho visto via Gaetano Italia, sono di Fiume Grande, sono veramente sicuro, invito a fare un giro e chiedere ai cittadini che hanno quelle zone. Io ci faccio, io ci faccio, come sulla destra. E quindi anche tu puoi vedere che ti crea. Purtroppo c'è la ma bisogna prendere provvedimenti, non possiamo sempre aspettare per andare o dopo 4 anni continuare a parlare. Grazie. Grazie a lei, signora. Ma anche la sì, perché già l'ho segnato la dottore, oppure mi passo lì. Vedete che qua la passo io, la passo io. Questa è una pasta pulita. Grazie, consigliere Spada. Ci sono altri interventi? Bene. Sulla televisione, sulla televisione. Sì, io prego. Ma esortato. Manifesto selvaggio. Cioè io dico i candidati hanno diritto di pubblicizzarsi, eccetera, eccetera. Però io non posso vedere il dipendente del comune che gli passa tutto il giorno praticamente ad andare a coprire i manifesti dei vari candidati. Cioè, a questo punto conviene fare un servizio notturno di 3-4 giorni e monetizzare poi il movimento comune, cioè, perché qui chi ne dà il giocamento, chi sono i candidati, cioè c'è un paese completamente infestato in qualsiasi ambito, in qualsiasi posto, cioè, la notte di uno, le notte del padre, cioè, e poi devi vedere il dipendente comunale, guarda, quanto fare queste cose qua, c'è cioè, la finalità, cosa? Cioè, se non si inizia una buona volta con un po' di creanza, anche perché c'è cioè, un candidato a delle cifre economiche ridotte e può affiggere 10 manifesti, 20 manifesti, cioè, non può essere sottoposto al fuoco di fila di tutta questa gente qua, diciamo, che ha fatto episodi, se no la politica diventa veramente l'esclusiva competenza dei ricchi e tutti gli altri possono scomparire. Grazie consigliere. Ci sono interventi, chiudiamo l'attività ispettiva e passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno.
approvazione, regolamento IMU, già è passato sia dalla prima che dalla seconda commissione. Prego. Allora, la prima commissione, discutendo questo regolamento IMU dal punto di vista generale, ha dato parere favorevole tranne il consigliere Vanese, che si riservava la discussione in consiglio. Bene, per quanto riguarda la seconda commissione consigliare. Sì, la seconda commissione consigliare si è nata il regolamento. E non diciamo punto per punto, ma nei punti essenziali che erano importanti soprattutto per il cittadino per quanto riguarda la salvaguardia delle detrazioni, soprattutto per la prima casa, ovviamente, dei soggetti passivi dell'imposta. Su questo abbiamo avuto dei chiarimenti in merito. E abbiamo notato che si tutelano coloro che sono state anche ricoverate nelle case di cura e quelle che cosiddette delle case popolari. E anche soprattutto anche i cittadini italiani che non sono più residenti e che sono residenti all'estero, i quali sono stati all'estero e pertanto tutelare anche questo. Questo è un passaggio molto importante, secondo me, del regolamento, il quale si era discusso molto per quanto riguarda gli anziani che erano nelle case di cura e quindi la casa di proprietà diventava seconda casa, invece nel regolamento rimane la prima casa se non viene data in affitto, ovviamente questa è una regola generale per sé. Quindi esaminare questi punti, vedendo che le detrazioni, non si è discusso per le nazionali, sono state per noi componenti della seconda commissione, è un buon regolamento e tutti e cinque all'unanimità abbiamo dato parere favorevole. Grazie consigliere Tornato. Bene, abbiamo anche il responsabile del signor Toscano Filippo, se naturalmente per eventuale informazione. No, prego. Io sull'articolo dove sono esempi sull'esenzione, cioè vorrei capire che significa per fabbricati con destinazione ad uso culturale. Fabbricati con destinazione ad uso culturale di quell'articolo 5 bis del decreto del Presidente. Dico, io per esempio c'è la sotto a San Paolo per la signora che ha fatto quella la il museo delle arti moderne. La signora paga di allora, il consigliere Lamessa si riferisce al museo di fine via Garibaldi, museo delle arti mobili e tradizione nobiliare, delle arti mobiliari. Allora, non ho fatto questa, no, non ho fatto perché qua parliamo di associazione e non parliamo di... Scusi un attimo, non c'era il microfono, non c'era. Parliamo di associazione, sì, bene. È un passaggio che fa parte di un'associazione privata culturale. Deve essere un'associazione, non ha per scopo di lucro, deve essere un oggetto del passivo, cioè proprietario del fondo, deve essere proprietario dell'immobile, ma non devono perseguire scopi commerciali. Tipo un'associazione fa vecchie figurine, capito? È un'associazione non a scopo di lucro, per non perdere questo patrimonio che è stato negli anni, acquista un immobile che dove la gente va, fruisce e può chiedere l'esenzione in base all'articolo 5 bis come associazione a scopo di lucro, ma come partecipe a un immobile dedicato soltanto a quell'attività. Cioè, però se un'associazione ha 10 immobili li deve pagare, perché non fanno parte dell'attività. La mia cosa è il mio dubbio è questo, non vorrei che magari qualcuno con la scusa di questa proprietà con destinazione a questo
Allora, noi abbiamo un'associazione di profit, ma non abbiamo minimamente intenzione di poter acquistare un immobile di 3, 4, 5 milioni, perché non abbiamo la sulla chiesa, su scuola. Ah, prego. No, ci stavo dicendo, non c'è un po' di devo partire la terra del cielo, non mi tocca. Ma se me lo dirà, la chiesa è la chiesa. 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 No, ma a pagare, certo. Allora un appartamento dove stai, che non ci può capire. Certo, dà la parte. Ma no, la sacrestia no, fa parte del tutto. No, fa parte del tutto. Queste cose se non vuoi dire che non la vedo. Non sa mettere la cosa. Non sono e la sacrestia fa parte di quella categoria catastale al culto. No, aspetta. Sì, ma se arrivano nel suo ufficio e dicono che anche le case è il catasto numero 3. Allora, scusate, no, sinceramente io stavo fermo il discorso, poi le continuare. Allora, se io posso dire all'ufficio che io ho una casa e un garage, non è vero, perché se catastralmente io ho una casa e due box, i box sono contraddistinti da una categoria ben precisa, C6, C2, C1, C3, quello che vogliamo dire, giusto? C'è una categoria, io posso dire, ma questa è una casa, ma io lo devo dimostrare, o faccio una variazione di destinazione d'uso, se è veramente una casa, ma se è un C6 è un box, come la categoria per quello per il locale di tutti è una categoria ben specifica e hanno quella categoria. Se hanno una 3 non è dedicata al culto, è una casa, è un'abitazione di tipo 3 e deve pagare 10, cioè è un chiaramento là. Se arrivo arriva e hanno un C1, spero che devo pagare il C1 al negozio bottega, faccio un trattamento di destinazione uso, da me è una funzione bottega, poi se lei lo fa l'affitto, quello non sono fatti del soggetto passivo, però è C1, è calcolato per C1. No, no, io no. No, no, ti faccio vedere. Sullo, per quanto riguarda, dove si parla di strutture sanitarie? Per esempio, l'aspetto di Siracusa si è accorto, no? E fa, in via di Siracusa, fa una cena, una cosa, ma
senza prorogare, l'ASP non paga la IMU. Parliamo di una città, no, ma di un'associazione. Oggi chi? Io parlo dell'ASP. E l'ASP? E l'ASP come fa a pagare se è un'attività sanitaria? Non è che l'ASP non può abitare, può parcheggiare, può fare attività commerciale. Tipo lì, non possiamo stare che cambia locale. Lì non è sempre dell'ASP, oggi chiamata ASP. E sembrerà, no, c'è quel palazzo. E prepara il palazzo, non è dell'ASP. Il soggetto passivo deve pagare, ma se l'ASP non acquista l'ASP non lo paga. Il soggetto passivo che il privato lo paga. Ma quello l'ASP non lo paga. Se si acquista locale e attività sanitaria delle prove non lo paga. A me, questo è quello di mia conoscenza, se sbaglio mi correggo, che cosa possiamo fare? Cioè, io parlo della mia conoscenza. Vabbè, mi permetto di intervenire perché ho fatto due corsi per quanto riguarda con il mio capo. E mi permetto di intervenire perché ho fatto due cose, se no mi permetto. Tutti i cazzi del mondo. Ci sono altri interventi? Possiamo votare? Votiamo. Allora, approvazione del regolamento dell'applicazione dell'imposta municipale propria, cosiddetta IMU, che è d'accordo con questo istituto, che è contrario si alza. Approvata all'unanimità del Presidente. Bene, passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno, approvazione aliquote e detrazione IMU per l'anno 2012. Per quanto riguarda c'è la seconda commissione consigliere. Prego, consigliere Ferrari. La seconda commissione di consigliere si è riunita anche per questo secondo punto all'ordine del giorno. Capisco benissimo che è un punto importantissimo che l'opposizione sta aspettando da un po' di tempo per capire cosa. E allora dico, io spero che ci sia, perché sennò non è democrazia. E allora dico questo, che esaminato attentamente la proposta dell'ufficio di aumentare di un punto l'aliquota per la seconda casa, la commissione ha deciso all'unanimità di portare la discussione senza un parere all'interno del Consiglio Comunale per poter verificare se ci sono le condizioni o meno per l'aumento di questo punto della libera. Perché questo? Siccome l'aumento della libera pur sulla seconda casa è un impatto sociale e economico per i nostri concittadini, è giusto che l'intero Consiglio Comunale si faccia carico di decidere senza avere già un parere espresso della seconda commissione. Ovviamente questo è il parere della commissione. Ognuno di noi, come io stesso, mi riservo di intervenire in una discussione che è aperta subito dopo questa aver detto il verbale della seconda commissione. Che ripeto, ha rinviato tutto il Consiglio Comunale all'unanimità. Grazie. Grazie consigliere. Prego. La proposta dell'ufficio. Allora. Propone. Per quanto il premesso esposto, la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento di determinare con decorrenza 1/1/2012 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria IVA: aliquota dello 0,4% per l'unità immobiliare adibita all'abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze; aliquota del 0,86% per tutti gli immobili che non rientrano nella categoria precedente; di confermare inoltre la detrazione di legge prevista dall'abitazione principale pari ad euro 200, maggiorata dagli anni 2012-2013 di euro 50 per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a 26 anni che risulti dimorante abitualmente residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita all'abitazione principale del contribuente fino a un massimo di maggiore detrazione pari a euro 400. Con la precisazione che l'importo complessivo della detrazione
sommato alla maggiore detrazione prevista dai figli, se spettante non potrà simulare di importo massimo di euro 600. Di dare anche per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, sì, rimanda al regolamento dell'imposto municipale proprio, di trasmettere la nuova parte della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Dipartimento delle Finanze, per il termine di 30 giorni della sua esecutività o comunque per il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione adottato per le nuove approvazioni dell'apposto del decreto ministeriale in corso di emanazione. Le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, protocollo numero 5.343 2012 del 16.4. Questo è il risposto della quello che è proposto. In poche parole, rimanere tutto uguale della dotazione principale e di aumentare lo 0,1 percentuale la seconda abitazione con altre 0,1. Cioè il minimo della legge consentita lo 0,76 viene ricordato, aumentato da 0,1, cioè lo 0,86, non l'1%. Perché la commissione? Ha demandato al Consiglio Comunale la discussione senza dare un parere. I consiglieri di un parere come fa l'altra volta, abbiamo deciso all'unanimità che essendo un argomento di rilevanza che interessa i nostri concittadini economicamente, ovviamente, anche se stiamo parlando della seconda casa, stiamo parlando di un aumento, del minimo aumento che si possa fare sulla seconda casa, perché molti hanno anche aumentato di 3 punti portandolo a 1,06. Era un argomento così importante che, a mio parere, anche la discussione dei 5 membri della Commissione doveva avvenire insieme al Consiglio Comunale. Tutto questo. Non abbiamo avuto nessun problema di altro genere. Quanto incide questa cosa? L'incisione è di circa, un incasso di circa 180.000 euro. Prego, ha chiesto la parola al sindaco, prego. È chiaro che ogni passaggio che si chiede di fare al Consiglio Comunale è giusto che ci sia almeno, mi sento il dovere di fare un'esposizione che chiarisca il perché di questo aumento, proprio perché proprio in questa fase io preferirei non aumentare. Mi sembra una cosa abbastanza logica, ma siamo alla fase in cui io preferirei non aumentare. Purtroppo la decisione che pensavamo di poter evitare in sede di approvazione del bilancio previsionale, riducendo notevolmente quello che era la spesa andata corrente, ora è stata resa obbligatoria dall'ulteriore taglio praticato dallo Stato che è avvenuto, se non ricordo male, noi siamo venuti a conoscenza a fine agosto, di un ulteriore taglio, volevo dire, sui trasferimenti regionali, spesa corrente di quelli che sono i trasferimenti ordinari dello Stato. Taglio che per questo comune ammonta a circa 170.000 euro. E questo taglio, sommato a quello che è stato il taglio avuto dal 1 gennaio 2012, fa salire sostanzialmente in termini percentuali il taglio del trasferimento dello Stato al Comune a circa 600.000 euro. Vale a dire, in termini percentuali, quasi il 55% di quello che il Comune ha percepito dallo Stato nel 2011. Quindi un taglio piuttosto corposo. Non avendo più dove andare a incidere con ulteriore riduzione di spese correnti sull'attuale bilancio previsionale, l'ufficio ha proposto chiaramente a questo punto,
vincolare con la condivisione dell'amministrazione questo aumento del punto sulla seconda casa. Quindi un aumento per poter fronteggiare quello che è stato il taglio dell'ultimo aumento operato dallo Stato. Taglio che lo Stato ad oggi non ha comunicato ufficialmente, ma che già si visualizza nel sito del Ministero dell'Interno, e taglio che lo Stato ha giustificato su quelle che sono le presunte maggiori entrate che potrebbero determinarsi per quanto riguarda l'IMU. Presunte maggiori entrate, quindi stime di probabili di maggiori entrate che fino a questo momento non sono state sostanzialmente registrate. Ricordando sempre che se maggiori entrate ci saranno, queste maggiori entrate per il 2012 purtroppo lo Stato ha deciso di trattenerne il 50%, e quindi eventualmente se ci saranno queste entrate, che chiaramente lo sapremo a questo punto da gennaio, ne avremo soltanto una parte. Da qui la necessità di operare l'aumento anche a fronte di quelle che sono le richieste che pervengono da parte degli uffici di incremento dell'attuale dotazione dei capitoli del bilancio professionale. Io per fare un esempio ne voglio dire che si prevede un assestamento di bilancio, comunque una variazione di bilancio, se il Consiglio approverà questo aumento dell'aliquota dell'IMU, sia per quanto riguarda i capitoli dell'energia elettrica, per i quali ha avuto una richiesta di incremento su quel capitolo di quasi 160.000 euro, sia per quanto riguarda i capitoli riguardanti l'acquisto del gasolio per autotrazione e la manutenzione dei mezzi. Non perché abbiamo avuto maggiori consumi in termini elettrici o maggiori consumi in termini di, diciamo così, di nome dei percorsi dei mezzi, ma perché proprio per queste due le voci di spesa sappiamo tutti bene ci sono stati degli incrementi considerevoli dei prezzi diciamo unitari, e quindi questi aumenti si sono venuti a ripercorrere su quelle che oggi sono le maggiori necessità di bilancio. Quindi è un aumento che deve servire a poter fronteggiare queste maggiori spese, che deve poter servire per mantenere l'attuale standard qualitativo di quelli che sono servizi primari per questa municipalità. A questo deve aggiungere un altro passaggio: l'incremento che si verrebbe a concretizzare diciamo con la scadenza di dicembre, del 16 dicembre, servirebbe anche a fronteggiare l'attuale carenza di liquidità di cassa dettata da un blocco fino a questo momento totale di qualsiasi trasferimento regionale che ci sta mettendo e che ci ha messo, ma se dovesse continuare ancora ci sta mettendo in grossissime difficoltà, in una situazione di non poter pagare da quelli che sono delle varie imprese di fornitori di beni e servizi, e le imprese che hanno operato e stanno continuando ad operare cioè ad effettuare lavori per conto dell'ente. Quindi un aumento che è dettato anche da questa carenza di liquidità di cassa che, ripeto, sta assumendo i connotati della drammaticità. Se poi è vero quello che mi hanno comunicato questa sera, che nei prossimi giorni sarà confermato, che la Regione si sta prestando a fare un trasferimento di appena 180.000 euro, significa che siamo veramente messi male, perché con 180.000 euro a fronte delle 330.000 euro che normalmente trasferivano per ogni trimestralità, noi non andremo neanche a coprire una mensilità di stipendio. Cioè siamo veramente messi male, soprattutto se pensiamo che ci stiamo approssimando alla chiusura delle tesorerie regionali e comunali, e ci stiamo approssimando al mese di dicembre, quando per legge dovranno essere pagati, se ce ne sarà la possibilità, i mutui, quindi sostanzialmente la cassa deposita e prestiti, gli stipendi, per tredicesimo, e quelli che poi non sono effettivamente le varie imprese che aspettano di avere risorse con
i magari della parte dell'ente. Chiedo a questo consiglio proprio un atto di responsabilità, perché in questo momento, secondo me, la comunità non si può permettere di procedere secondo un percorso certo, che è il percorso quantomeno di mantenere servizi ai livelli attuali, magari con qualche disfunzione che mi è stata segnalata da prima, ma quantomeno ai livelli attuali, quando parlo di servizi parlo sia di erogazione di energia elettrica, ma parlo anche di servizi di erogazione dell'acqua, di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Grazie, signor Sindaco, prego. Chiaramente, che cosa succede? Succede questo, che l'amministrazione e gli uffici sono in difficoltà enorme per la liquidità e tutte queste cose. Noi possiamo anche avere la possibilità che l'ente in alcuni settori, come già l'ha fatto a Ponte Radio della Polizia Municipale, è intervenuto il sindaco con la prefettura, perché noi dobbiamo dare, chiaramente noi siamo morosi verso l'amministrazione, verso l'ente, di qualche centinaio di mila di euro, non so quanto. Con l'ente quanto siamo? Attualmente. Abbiamo un arretrato. Va bene, in questo momento è questa la situazione. Se c'è un contenzioso e cosa c'è è un'altra situazione, però in questo momento noi possiamo anche rischiare che i servizi attualmente sufficientemente per la popolazione possono anche in qualsiasi momento anche lei decidere di togliere, chiudere la luce in un quartiere, in qualche cosa. Noi non dobbiamo arrivare a questo livello, perché sarebbe una cosa molto grave e non molto bella da vedere. Quindi noi, almeno io personalmente, con il gruppo che avevamo deciso ieri sera, di dare il parere favorevole a questo tipo di aumento. Allora, ci sono altri interventi? Allora, consigliere Furtado. Io voglio fare una premessa che a mio giudizio è molto importante. Noi non si chiede ovviamente qualunque tipo di aumento di tasse, di imposizione per i nostri cittadini, penso non la prendiamo con animo leggero, ma ponderata. Poi voi conoscete il mio pensiero, conoscete come io agisco in questo senso per la salvaguardia per quanto riguarda i lavoratori, gli artigiani, eccetera, che già si trovano in grossissime difficoltà economiche e quindi sanno benissimo quali sono le esigenze, sappiamo tutti benissimo quali sono le loro esigenze. E allora bisogna mettere due cose, una cosa in un piatto e in un altro piatto della bilancia, dove da un lato abbiamo l'imposizione di 0,1 punto per quanto riguarda l'IMU la seconda casa, cioè passiamo dallo 0,76 allo 0,86. Quindi questa in termini monetari avrà per i singoli, per coloro che hanno una seconda o una terza casa, sulla maggioranza si riverserà secondo i calcoli fatti sui 30-40 euro in più. Ma non è questo il problema. Io sono stato sempre contro l'IMU, che per me io reputo come una tassa iniqua e che colpisce essenzialmente il popolo, il cittadino, il medio cittadino,
che attualmente non può nemmeno vivere e quindi deve andare. Dall'altro, come vedete, il sindaco dovrà mettere anche i servizi essenziali sempre per lo stesso cittadino. Se il suo cittadino si trova ora nella condizione di dire io non voglio un nuovo vincolo, e il comune può dire io non posso dare i servizi essenziali. Ora sta in noi giudicare se questa contrapposizione è valida oppure no. Noi stiamo stabilendo che l'aumento potrebbe andare a colpire il ceto più debole, mentre se non avviene questo aumento andiamo a colpire l'intera comunità con minori servizi. Io ho voluto fare questa precisazione perché anch'io sono nel dubbio atroce di poter dire sì a questo aumento oppure no. Ecco, la cosa è da me ponderare. Il capogruppo ha fatto una precisazione per quanto riguarda l'intero gruppo, ma non i singoli. Io voglio fare questa distinzione. Il consigliere, pur appartenendo alla maggioranza, pur condividendo appieno le argomentazioni del sindaco, che ovviamente lancia un apparato appello perché si sa per questa municipalità, perché sarà ossigeno poco, possibilmente questi 180.000 se ne prenderanno 150, 140, non lo so, e la posizione mia di consigliere che vengo da un rapporto con la mia società che esprime un diverso giudizio. Questo lo volevo precisare perfettamente, grazie. Grazie, prego. Gracias.
Grazie, consigliere Spada. Ha chiesto la parola il consigliere Russo Luca e poi a seguire il consigliere Spada. Sì, grazie. Si sente, sì. Grazie per la parola. Io devo dire che solo pochi mesi fa, ad esempio, abbiamo dato l'aumento dell'addizionale IVA, già in un'occasione è stato molto, molto chiaro quello che questa è la mia posizione, ma che credo sia la posizione di tutti. Oggi, diciamo, cercare di fare opposizione in questi contesti non ne vale la pena, non è mai onesto farlo. Però la discussione, una volta per tutti, bisogna chiederla. Vedete, oggi non si tratta di salvare un governo piuttosto che un altro, dire qual è il governo che ha messo più tasse rispetto all'altro. La situazione è critica, siamo in uno stato di emergenza e questo è sotto gli occhi di tutti. Io capisco che magari la proposta dell'amministrazione non porterà a una soluzione definitiva, però quello che dobbiamo comprendere è che oggi non sappiamo nemmeno qual è la soluzione definitiva, perché non sappiamo a cosa stiamo andando incontro. Non sappiamo per quanto tempo durerà questa situazione che stiamo vivendo, una situazione di crisi economica dalla parte che le famiglie stanno vivendo e di crisi anche degli enti locali, come diceva il sindaco, tagli ai comuni, tagli ai trasferimenti, quindi sempre una maggiore impossibilità a mantenere servizi, a garantire servizi ai cittadini. Io devo dire che riallacciando al discorso che ho fatto in occasione della dizionale IPEF, avevo già detto che in quel momento avrei dimostrato tutta la mia responsabilità votando a favore del provvedimento, purché non ci dovessimo ritrovare, soprattutto da qui a breve, a dover varare una nuova decisione che portasse sicuramente a un ulteriore aumento. Tuttavia ancora ritorno alla responsabilità che dobbiamo avere come consiglio, che dobbiamo avere ogni singolo consigliere. Però è anche vero che quando si vive uno stato di emergenza, quando tutti ormai conosciamo qual è la realtà che il tessuto sociale oggi ci presenta, beh, allora occorre anche presentare proposte un po' più serie, dare un attimo un'attestazione di maggiore impegno da parte di tutti. Io la voglio analizzare questa situazione come stato di emergenza, non so se durerà 2 mesi, 3 mesi, se con l'insieme del nuovo governo, sia di destra o di sinistra, la situazione possa migliorare. Però prendiamola come una situazione di emergenza. Allora questa situazione di emergenza noi dobbiamo gestire in questa annualità, in questi ultimi 7-8 mesi che rimangono. Allora facciamolo seriamente. Vogliamo valutare un aumento, lo valutiamo, però lo valutiamo per i danni. Io mi rivolgo, non posso fare a meno, mi rivolgo all'amministrazione, mi rivolgo agli assessori presenti, poste, proporre in un consiglio comunale l'azzeramento dell'indennità, non mi rivolgo al sindaco per partito preso, perché un sindaco so quello che sostiene, so che è in aspettativa, so che lavora generalmente al comune per i cittadini, ma gli assessori, ancora meglio di me, lo sapete, saltuariamente preoccupati della cosa pubblica, non avete sicuramente indennità che vi portano a dover lasciare le vostre attività. Quindi forse l'impegno oggi coerente e concreto sarebbe quello. Da una parte l'amministrazione che può farla mette sul canto della bilancia il proprio sacrificio. Vediamo che risparmio comporta questo. Dico, lo facciamo tutti anche noi come consiglio, anche se la nostra è una parte più risolta. Però vediamo da qui a 6-7 mesi che risparmio comporta questo tipo di operazione. Dopodiché vediamo qual è l'ammanco, valutiamo l'aumento, però non valutiamo sempre solo specialmente l'aumento che grava sui cittadini senza dare un segnale, se no rischiamo di attaccare la grande politica, di attaccare il grande sistema, di non dare proprio il primo esempio. Quindi valutiamo anche questo, se ci sarà un passaggio di questo tipo, se ci sarà una volontà di questo tipo, io sarò il primo a valutare e se sarà necessario dare sostegno per questa operazione che chiamo d'emergenza. Valutiamo insieme l'atto di responsabilità, facciamolo tutti e allora sono pronto a dare anche il mio voto. Se non si fa un ragionamento di questo tipo, se ancora una volta si pensa di poter aumentare la tassa che poco di più spenderanno e non risolverà tutti i problemi, beh allora io questa volta mi faccio da parte, perché ripeto, una soluzione più prendere individuale e suggerisco di percorrere, almeno provare a percorrere. Sono 6 mesi, non dico che deve diventare la massa. Sono 6 mesi, un atto di responsabilità per 6 mesi, 7 mesi che rimangono, si può anche fare proprio perché si dimostra di prendere coscienza di essere proprio, non so, assessori o comunque amministrazione di turno, ma di essere immersi nel sistema politico, nel sistema sociale, di capire quali sono le esigenze di oggi. Grazie, prego consigliere Stacchi. Grazie Presidente. Io ritengo che qualunque sarà il voto che ciascun consigliere stasera esprimerà, e questa sera sarà un voto sofferto e travagliato, perché
ciascuno di noi, nessuno ha il piacere di imporre delle tasse ulteriori ai cittadini in un momento di grande difficoltà, perché non c'è dubbio che sono 180.000 euro che togliamo dalle tasche dei nostri cittadini, ma non solo dei cittadini che hanno la seconda casa, ma anche del piccolo artigiano che ha la bottega, perché la bottega è considerata seconda casa. Quindi quell'artigiano che oggi ha difficoltà anche a pagare i contributi, non li stanno pagando tanti, e mi risulta personalmente, aspetto poi quando sarà di fare una rateizzazione, che non possono pagarli, gli andiamo a caricare questo ulteriore balzello. E siccome io sono convinto che ci troviamo dinanzi a un limone senza succo, voglio dire, quando il limone non c'è più succo, non è che noi lo stringiamo, non esce niente, possiamo solo fare la prova, ma materialmente non risolviamo niente. E per quanto riguarda il discorso della seconda casa, molti cittadini hanno abbandonato il centro storico per andarsi a fare una casa, erano una prima casa dove altri non stanno pagando i mutui, c'è chi può pagare, c'è chi non le può pagare. E hanno lasciato delle piccole, che sono delle piccole abitazioni, qualcuno le ha prese in eredità. Noi, oltre a farci, li facciamo pagare la salata, li aumentiamo anche questa ulteriore tassa che sono la seconda abitazione. Il mio invito è all'amministrazione, io comprendo le difficoltà che hanno in questo momento, però se si potesse trovare una soluzione, come diceva la consigliera Luca Rosso, trovare una soluzione alternativa per poter reperire ulteriori risorse, ad estremi rimedi, come si dice, a male rimedi, estremi rimedi, vediamo tutti insieme di trovare qualche soluzione. Io non lo so, ora per esempio ci sono delle difficoltà perché dobbiamo riempire le ponte del gasolio perché viene l'inferno, quindi c'è la necessità. Vediamo intanto se ci sono degli sprechi, da dove possiamo andare ad incidere. È un momento, abbiamo fatto tutti i sacrifici. Vediamo dove è possibile, perché anziché mangiare il primo e il secondo, ci mangiamo solo il primo, andiamo avanti, se io è ugualmente. Io non lo so se si può intervenire, per esempio, mi era venuto così tanto bene, magari dovevo una tesseria, mi porterò contro i dipendenti. I dipendenti percepiscono il buon momento, non so quello che per i giorni, però torna nel pomeriggio. Io dico, non si potrebbe limitare solamente a chi viene da fuori con un vasto, a chi va a casa e ha 5 lire. Che poi se lo scacchiare sul mercato, non è che lo utilizza per andare al ristorante. Sì, se lì è possibile fare un'operazione di questo tipo, non possiamo fare con 10.000 euro, che sono. Ma è il tempo organizzato della situazione per qualche altro servizio. Su queste cose se possiamo intervenire, magari io lo so, però troviamo un modo che possiamo intervenire. Dico, poi personalmente mi riserverò un'intervenzione di votazione, farò la mia dichiarazione di voto. Invito ai consiglieri, più volte mi hanno detto, ma che possiamo mandare questa cosa, io non sono d'accordo, vediamo cosa dicono, questo è l'esempio, se hanno cambiato di che. Siamo fuori per discutere su questo momento. Prego, ci sono altri interventi. Se volevo. Prego, consigliere Arcello. No, mi stranizzo come sulla proposta del consigliere Russo, essendoci presenti in assessore, nessuno interviene. Diciamo in tal senso, potremmo mettere le mani su questi i parcheggi a pagamento del Dacevo, cioè non so per quale scopo motivo ancora c'è questo servizio, non lo chiamiamo come ente, quindi cercare di fare cassa diversamente. Cioè io sta finendo il mandato di 5 anni, cioè se ne parla costantemente, ma poi non capisco perché non si riesca ad assorbire questo servizio all'interno. Cioè, quindi potrebbe essere un altro tipo dove attingere 20, 30, 50 mila euro che sarebbe, cioè, impegnare una o due unità del comune stesso e monetizzare forse, perché questo è uno soltanto, costano 10 nemmeno fare il giro da solo, ma un paio di unità comunali tipo otterrebbero forse di più. Cioè, quindi andare a vedere le cose, cioè, poi fino a, cioè, quello che diceva il consigliere Russo, mandandoci a riflettere, cioè, va l'assessore, cioè,
meno cari, meno indennità extra a quello che si fa, cioè questo è lo stipendiato della politica, diciamo, cioè almeno il nostro comune, perché ci guardiamo tutti in faccia, cioè se li togli a me 10 euro, li togli un altro, c'è cioè, poche parole, mi stai togliendo un altro concittadino. Cioè, ma mi è enormemente dispiaciuto, siete in te, potevano essere tutti e quanto meno comprare la parola, 10, 5, 20, cioè dire qualsiasi cosa, cioè, ma non avete detto niente, cioè mi vorrei dire ora aspettavamo, ho finito gli interventi e intervenuto dopo. Grazie consigliere. Prego, Sassi. Io chiaramente capisco che ognuno deve fare la propria parte e la deve svolgere fino in fondo, con sempre il dovere di però dare delle risposte che alcune magari possono essere soltanto di così ripetivo da quello che sono i ragionamenti fatti in sede di bilancio previsionale. Io non posso sottacere a questo punto che con soddisfazione questa è la municipalità dove sostanzialmente si paga l'addizionale IRPEF più bassa, credo, di tutta la provincia e forse non so degli altri comuni del territorio regionale, perché se vi ricordate bene ci siamo fermati allo 0,7, così come non posso non evidenziare che chi è che oggi ha approvato il bilancio previsionale, perché chiaramente mi posso riferire a quelli, non mi posso riferire a quelli che ancora li devono approvare e stanno aspettando il giorno dopo dell'elezione eventualmente per approvarle, per prendere quelle che sono delle decisioni purtroppo obbligate e doverose da parte di un amministratore locale. Quelli che hanno approvato il bilancio previsionale, io ho notato, ma chiaramente non è che mi sono lasciato dirigere o influenzare da queste cose, mi pare che hanno messo mano non solo all'addizionale IRPEF, non solo all'IMU sulla seconda casa, ma che tra l'altro in alcune circostanze è stata portata al 9,6 al 10,6, ma hanno anche ritoccato in maniera rilevante quelli che sono, diciamo così, nell'attasso e qualche altro tributo locale. Io ho notato che alcuni comuni hanno incrementato del 40%, l'attasso, altri hanno incrementato del 30%. Chiaramente sono tutti segnali di una situazione di difficoltà nella gestione di un ente legale che non può essere improntata sull'arte della magia o sull'arte della, diciamo così, della contabilità improvvisata, deve essere necessariamente improntata con quelli che sono i conti più e meno. E qui purtroppo è dal 2010 che noi facciamo i conti con meno, conti con meno che questa amministrazione fino a questo momento ha risolto tagliando nella spesa corrente del bilancio e azzerando qualsiasi tipo di investimento. Cioè questa cosa è importante che ci ricordiamo tutti. Il taglio operato sulla spesa corrente non ha precedenti negli ultimi 50 anni o negli ultimi 60 anni nell'ambito di quest'ente, legato alla necessità di dover fronteggiare i tagli dei trasferimenti, ma è stato chiaro e netto, così come è stato chiaro e netto quella che è stata la riduzione delle indennità. Noi con l'ulteriore 10% del bilancio previsionale siamo arrivati a scendere la nostra indennità del 30%. E non ne abbiamo fatto motivo voi di strumentalizzazione o motivo di campagna o motivo di vano, ma l'abbiamo fatto. Un taglio graduale del 10% iniziato nel 2010, ripetuto nel 2011 e reiterato nel 2012, ma non ha fatto mai motivo di articolo sul giornale. Noi oggi abbiamo un'indennità minima ridotta di un ulteriore nel 30%. Vi voglio dire un'altra cosa, ma non lo dico solo perché voglio che poi domani si ripeta fuori, anzi mi interessa che non si ripeta. Noi ci siamo sospesi dalla liquidazione dell'indennità, non è giunta comunale, per farvi capire da quelli che sono diciamo, i passaggi che stiamo cercando di allontanare, proprio perché se oggi non riusciamo a pagare quelle che sono le cooperative sociali, non riusciamo a fare fronte ai servizi primari, non vedremo come noi ci potevamo fare liquidare le indennità. Gli ho detto che rimarranno
vantaggio che stiamo dando tanti agli uffici, proprio perché, siccome so che agli uffici sto chiedendo anche un atto di comprensione, quando parlo degli uffici parlo di tutti i dipendenti comunali, perché siamo con un certo ritardo nel pagamento del salario accessorio. E allora che cosa dico che mi liquido l'indennità io quando so che i dipendenti già sono in ritardo nel pagamento del salario accessorio? Questa cosa già l'abbiamo fatta, volevo evitare anche di dirla perché non avevo motivo di dirla o di riferirla all'esterno. Ma oramai siamo su una strada obbligata, siamo in una situazione di emergenza nella quale ci hanno portato chiaramente, perché anche la crisi internazionale ha portato delle scelte forti, lo Stato internazionale che ci mette davanti a una situazione, dice io, con quella che si chiama spending review, purtroppo devo tagliare ulteriori soldi ai comuni. E allora ti dico, purtroppo, da che ne collega al sito, ti ho fatto un ulteriore taglio. E su questo dobbiamo ragionare. E io dico che purtroppo quello che ancora mi preoccupa di più è che non conosco bene quelli che sono i ragionamenti della regione, perché molto probabilmente li capirò dopo nella lezione, quello che effettivamente nessuno poteva prevedere, che ad oggi la regione non mi ha trasferito né il saldo della prima trimestralità, né il saldo della seconda trimestralità, né tantomeno un acconto della terza trimestralità. La regione oggi ci deve un sacco di soldi, non ve ne voglio quantificare, chiaramente se tutti quei soldi oggi fossero qui nella tesoreria comunale noi non avremmo questa retrata, non dico tutti, ma quantomeno una buona parte non ce li avremo. E siccome oggi la regione non ce li ha trasferiti e molto probabilmente ce ne trasferirà una piccola parte, perché quando parliamo di 180.000 euro, se è vero, non è neanche un decimo di quello che ci deve trasferire. Se veramente ci trasferirà solo da queste risorse, non capiremo che cosa ci riusciranno a trasferire il nuovo governo da qui alla chiusura della tesoreria regionale, che avviene puntualmente tra il 20 e il 26 novembre. Capite bene come la situazione nell'immediato si può complicare, si può complicare in maniera talmente pesante da dover poi fare fronte a situazioni che poi possono veramente diventare emergenziali. Stiamo parlando di chiusura della cassa regionale del 20 e del 26 novembre. Il governo nazionale, se tutto va bene, il governo regionale, se tutto va bene, si insedierà e nomineranno gli assessori, l'assessore. Io credo che perderanno un mese. Magari se vogliono prorogare i termini di chiusura della cassa centrale del 2 dicembre. Io sono particolarmente preoccupato di quello che può avvenire in questo fine anno e soprattutto all'inizio del 2013, quando avendo la cassa chiusa per tutto gennaio e sicuramente ne vede per buona parte di febbraio, noi che cosa faremo tra dicembre, gennaio e febbraio? Noi come municipalità, ma non è un ragionamento solo di questa municipalità, è un ragionamento di tutte le municipalità, ma chiaramente io devo pensare alla municipalità che sto gestendo e che rappresento, perché non mi posso permettere di dover poi avere un'osservazione da parte di qualcuno che mi dice non sei stato in grado di prevedere anche il prevedibile, cioè non sei stato in grado di capire che la regione non dovrebbe mandare soldi entro la chiusura della cassa e quindi in quel caso non sei stato bravo a reperire la somma per poter quantomeno fronteggiare i servizi principali. Con 180.000 euro che sicuramente non entreranno tutti, perché capisco che ci saranno i cittadini che non potranno pagare, quindi ne entreranno 120-140, spero di mettere una pezza o un buco più grande e quantomeno di far uscire meno acqua rispetto a quello che ne potrebbe uscire se non mettessimo questa pezza. Di questo siamo parlando. Stiamo parlando di questa cosa, che poi dopo ne possiamo puntare su altre cose. Io in questo momento non saprei più quale spesa corrente andare a tagliare, perché parliamo di un bilancio, l'abbiamo sempre detto, dove più del 50%, vorrei dire di più, non voglio dire quando è l'altro, è destinato alla spesa del personale. Quindi di che cosa, cioè, che cosa dobbiamo andare a tagliare? Sicuramente non possiamo tagliare il personale,
sicuramente non possiamo incidere sui servizi primari, dove con questo bilancio previsionale stiamo tenendo il pareggio tra entrate e uscite, per come è imposto dalla legge. I contributi li abbiamo tutti ridotti. Prima, se vi ricordate, dell'80% i contributi che il bilancio aveva sono stati ridotti. L'anno con il bilancio presente abbiamo ridotto di un ulteriore 10%, stiamo parlando sostanzialmente di niente. Perché se decidiamo, che tra l'altro siamo a fine anno, di cancellare tutti i contributi che abbiamo, andremo a cancellare un qualcosa da che si può aggirare tra i 10 e i 15 mila euro, ma cioè stiamo parlando di niente. E la cosa da che mi affligge ancora di più è di non avere né saliva per poter fare degli interventi di manutenzione, perché anche di questo dobbiamo parlare, di provare nella necessità delle cose quella mezzanina per fare la manutenzione. Ora, io non voglio mettere ulteriori cose su quello che è il ragionamento, ma stiamo parlando in questo momento di una situazione di emergenza che sicuramente non può essere dettata alla condotta amministrativa di questa amministrazione, nel tanto meno io mi sento di caricare alle condotte amministrative di altri, diciamo, amministratori, ma la vicenda che stiamo vivendo è che in questo momento, purtroppo, essendo l'ultima ruota del carro, l'ente locale è quello che ha subito fino a questo momento i maggiori tagli e i maggiori interventi di riduzione della spesa, come se i principali problemi di questa nazione fossero stati determinati solo e esclusivamente dagli enti locali. Io francamente questo ragionamento non lo capisco, così come non capisco come potrà continuare a fare l'amministratore di un ente locale che è trattato con questi ragionamenti che ancora sento di ulteriore riduzione della spesa a livello di ente locale. Che significa? Che ci stiamo prendendo tutti in giro. E quindi c'è troppo in mezzo, o quando dicono le cose pensano che siamo tutti che non capiamo, o proprio le dicono nel di proposito per farci capire che oramai non si può continuare a gestire un ente locale, perché tra l'altro le cose dette all'ultimo momento sono le cose che poi dopo non ti consentono di programmare un bel niente. E questo è quello che stiamo vivendo purtroppo negli ultimi anni. Le cose dette alla fine dell'anno, quando già ci sono gli impegni d'indese, o le cose dette a bilancio approvate, che significato ha consentire agli enti ancora di approvare il bilancio previsionale al 31 ottobre? L'unico significato che può avere è quello di dire tu ente ti devi rendere conto che, o tu amministratore ti deve rendere conto che devi incidere necessariamente sui tributi locali, altrimenti il bilancio non te lo puoi approvare. Solo questa è la giustificazione, perché non si può consentire di approvare un bilancio previsionale. Che programmazione può fare un amministratore o un'amministrazione alla fine dell'anno? E su queste cose dobbiamo riflettere. Grazie, sono ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Approvazione al libro delle detrazioni IMU dall'anno 2012, chi è d'accordo ad essere seduto, chi è contrario si alzi. Contrario si fa Pietro. Contrario Fugale. Fugale contrario. Pietro Spada ha fatto il contrario. Bene, approvato. Votiamo l'immediata eseguibilità. Sono 8. No, beh, sono io. Sì, provando l'immediata, diciamo l'immediata esecutività. Chi è d'accordo? Allora, votanti favorevoli, ci sono 8 favorevoli e 6 contrari. Sì, ci sono 8 gente. E ho votato favorevoli.
Allora, il immediato esecutività, chi è d'accordo che sia seduto, chi è contrario che si alzi. L'immediato esecutività? Contrario. Contrario? Allora, idem, contrario, scusate. Lei considera? 6 a 8 per l'immediato esecutività. Prima contrario e poi sì. Allora, passiamo al punto 10. Prego. Voglio ringraziare il responsabile del servizio, il signor Toscano, per essere stato con noi. Grazie. Allora, passiamo al punto, scusate, aspettando un attimo che doveva realizzare il segretario. Allora, punto 10, rinnovo per anni 2 della convenzione tra i comuni di Palazzolo, Buscemi e Castro per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale. C'è la prima commissione che si è espressa in merito, prego. Sì, la questa con un parere favorevole dei presenti, tranne il consigliere La Messa che si riservava la discussione. Cosa bene, è uscito il consigliere Russo, il consigliere Spadanaria e il consigliere Mignuzzone. Bene, se non ci sono interventi, votiamo. Chi è d'accordo che sia seduto? Chi è contrario che si alza? Approvato all'unanimità del presidente. Sì, ho detto che Luzzo è uscito. Spadanati è uscita, la presa di Giuseppe è uscita. Ho fatto la votazione, è stata approvata all'unanimità del presidente. Siamo a 11. Da 11. 10 siamo, scusa. Allora, 10. All'unanimità del presidente. Votiamo l'immediata esecutività, chi è d'accordo che si è seduto, chi è contrario che si alza. All'unanimità del presidente. Bene, passiamo al punto 11 all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo regolamento comunale cimiteriale e revoca della delibera del Consiglio Comunale numero 94/93, regolamento comunale cimiteriale. Bene, prego. Allora, prima la commissione si è riunita puntando un parere favorevole con sempre l'astensione del consigliere della Messa. Io come presidente della commissione questa sera faccio una proposta di rinvio, in quanto leggendo attentamente alcune cose non sono ancora perfettamente sono motivi ancora di approfondimento. Allora c'è una richiesta di rinvio, ci sono altri interventi, se no passiamo alla proposta di rinvio. Prego, scusi. Intanto devo ringraziare l'ufficio per il lavoro fatto nella redazione di questo regolamento che si sta portando alla votazione del Consiglio. E devo dire che siccome l'argomento è importante,
suggerirei al Consiglio di trattarlo proprio con la massima attenzione, soprattutto alla presenza, diciamo, di tutti i consiglieri. Quindi il fatto stesso che i consiglieri siano lontani non so cosa una voglia da significare. Per questo questa è una proposta fatta dalla consigliera di Lovano, mi sembra un'opportuna, proprio perché effettivamente a mio avviso il regolamento va visto in tutte le sue accezioni, va visto in quelle che sono le ricadute anche in termini di procedure per gli uffici, e quindi sarebbe opportuno che la dotazione venisse rinviata proprio per un ulteriore approfondimento dell'argomento. Grazie signor Sindaco. Allora, se non ci sono altri interventi, metto in votazione la richiesta del consigliere Lovano del rinvio del punto più prossimo. Mettiamo in votazione la richiesta di rinvio. Chi è d'accordo a essere seduto, chi è contrario si alza. Approvato sempre all'unanimità degli assenti, sono sempre assenti. Voglio ringraziare il signor Pernucci e il dottor Monaco per essere stati qui con noi. Ci vedremo al prossimo consiglio. Buonasera. Bene, passiamo al punto 12 all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per i servizi di televisione scolastica, revoca deliberazione di consiglio comunale numero 4 del 2004. Sempre la prima commissione. La prima commissione, quindi sempre dato parere con regola, sempre con l'astensione del consigliere. Grazie. Rientra il consigliere Pedroso. Allora, ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Approvato all'unanimità dei presenti. Punto numero 13, all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'assistenza economica a persone e famiglie, stato di bisogno. Revoca deliberazione del Consiglio Comunale numero 67 del 99. Prego, sempre la prima commissione, idem con il prima, favorevole diciamo l'approvazione di questo argomento, sempre con l'astensione del consigliere della legge. Sempre con l'astensione. Possiamo votare. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Approvato all'unanimità dei presenti. Signore consigliere, esauriti i punti, dichiaro sciolta la seduta. Grazie. Ciao.